Ed eccoci, ciao a tutti. Ciao Giancarlo, ciao Claudio, come state? Ciao, Ciao bene, Emanuele. tutto bene. Allora, partiamo con questa nuova avventura. Dai, sono veramente molto contento. Tra l'altro, immagino che ci sono già tanti amici, sia miei che vostri, ma tante persone che ci seguono per la prima volta. Quindi vi raccontiamo quello che stiamo facendo qui. Allora, prima di tutto, grazie. Quindi a chi ci sta seguendo. Grazie ad Aulab con cui iniziamo, Giancarlo e Claudio fanno parte di Aulab e fra poco vi racconteranno con cui iniziamo questa nuova avventura, creiamo questa nuova community che a breve vi raccontiamo. Spero che vi piacerà, spero che siete in tanti, siete già tantissimi. Ne approfitto per salutare perché siamo collegati su 8 canali, quindi saluto chi ci sta seguendo su YouTube, ma anche chi ci segue su vari gruppi Facebook. Chi ci segue su LinkedIn, stiamo dappertutto, va bene. Come vi dicevo, nasce una nuova community. Questo è il logo. Probabilmente l'avete visto. Se siete qui, avete visto i post, qualcuno ve ne ha parlato. È un'immagine già che vi è familiare. Spero che vi sarà familiare per tanto tempo. Ok. Codingzone è una tech and dev community. Per chi vuole imparare, sia partendo da zero, ma sia chi è esperto già nella programmazione e vuole imparare però nuove tecnologie e nuovi linguaggi. Attraverso una serie di incontri mensili, online, ma chi lo sa, pure fisici, perché non ci facciamo mancare nulla. Cercheremo di fare almeno un meetup al mese, ma probabilmente ce ne saranno di più, come presto ora vi raccontiamo, perché partiamo alla grande con 3 meetup, uno di fila all'altro. Come vi dicevo, la community è powered by Aulab. Tanti di voi la conoscono perché so che ci sono pure tanti studenti che stanno partecipando a questo meetup che salutiamo, però tanti da oggi inizieranno a conoscere Aulab attraverso pure i nostri meetup. Vi ricordo, vi do dei riferimenti importanti, no, che potete trovare utili. Abbiamo messo in piedi un gruppo LinkedIn, il cui scopo è un po' raccogliere le persone che partecipano a questi meetup, darvi delle notizie tipo i prossimi incontri. Ospiteremo pure tutti gli speaker dei meetup, quindi avrete l'occasione di restare in contatto con loro. Quindi vi chiedo subito, per chi non è ancora iscritto, perché so che tanti di voi si sono già iscritti, di entrare nel gruppo LinkedIn. Insieme poi agli altri riferimenti che vi sto dando, c'è una landing page su The Community Space. The Community Space è un network di community, quindi non una community di community, ma un network di community, ci tengo, una raccolta di più community. Ok, e nella landing page appunto di Coding Zone trovate tutti i link che vi sto dando. Quindi il primo link è appunto quello di LinkedIn. Trovate però pure la playlist di YouTube. Oggi siamo al primo incontro, però le prossime volte troverete anche i meetup precedenti. E infine avrete un listing in tempo reale dei prossimi meetup a cui potervi iscrivere. Già trovate quindi quello di oggi e i prossimi 2 appuntamenti. Come vi dicevo, trasmettiamo su Facebook, però questo è un incontro in diretta. Crediamo molto, ecco, nella diretta, sia per lo scambio con gli speaker, perché vogliamo appunto gente che partecipa. Tra l'altro, iniziateci a scrivere da dove siete collegati, ok? Così cerchiamo di mandare poi qualche saluto. Basta che utilizziate i commenti del canale su cui ci state seguendo. E però uno dei motivi per cui essere presenti alla diretta è l'attestato di partecipazione. Vi diamo un attestato di partecipazione che poi vi invitiamo a condividere domani mattina su tutti i social per ogni meetup. Quindi ogni meetup vi darà la possibilità, firmando questo registro di presenza, quindi attivo solo durante la diretta, da qualche minuto prima della diretta a qualche minuto dopo, però principalmente durante la diretta, nome, cognome, indirizzo email e in generale, il giorno dopo, in realtà stiamo preparando un super attestato che è in dirittura d'arrivo. Non sarà questo, diciamo, è una sorta di placeholder. Per questa prima volta, dateci qualche giorno di più, però riceverete subito dopo l'attestato di partecipazione che vi invitiamo, tra virgolette, a collezionare e a condividere su LinkedIn. Come vi dicevo, questo meetup fa parte di una serie, già lo sapete, immagino, fra poco lo presenteremo un po' meglio, il mini corso sul funzionamento di Bitcoin di Giancarlo. Per cui abbiamo pure deciso, per chi avrà seguito almeno delle 2 sulle 3 dirette, di darvi un attestato di completamento del mini corso. Ok, in automatico, quindi basta prendere gli attestati precedenti, per poter poi ricevere l'attestato di completamento se si saranno seguite almeno 2 puntate.
Fra poco, non vi preoccupate, vi mando tutti i link pure sotto. Quindi sotto vedrete partire la sbarra di tutti i riferimenti che vi ho lasciato e vi manderò pure in chat i link diretti per l'attestato e tutto il resto, ok? Un altro motivo, anzi altri due motivi per essere presenti alla diretta è il Talk Quiz, che ormai è diventato, diciamo, un cavallo di battaglia di tutti i meetup di The Communities Bay, e la Lottery. Il Talk Quiz non sono altro che 5 domande molto cattive che Giancarlo ha preparato sugli argomenti del suo talk, quindi un motivo in più per stare attenti al talk di Giancarlo. E il vincitore del quiz, insieme pure al vincitore della lottery, che fra poco vi descrivo che cos'è, vince questa fantastica maglietta spedita da Claudio direttamente dalla sede di Aulab, ok? Quindi vi voglio belli partecipanti tutti, sia al talk che alla lottery. Per il talk vi passerò il link subito dopo il talk di Giancarlo, quindi vi collegherete e avrete la possibilità di rispondere in tempo reale alle domande. Per la lottery in realtà si partecipa col vostro volto o una qualsiasi immagine che volete, e vi metterò subito il link perché potete iniziare a caricare i volti da subito. Ci sarà un wall finale da cui estrarremo un altro fortunato vincitore che insieme al quiz quindi vincerà pure in questo caso la fantastica maglietta di Aula. Vi dicevo, partiamo con 3 meetup, il cui senso è appunto quello del mini corso, quindi mini corso Bitcoin in codice, come funziona tecnicamente Bitcoin. Fra poco spoileremo lo speaker, in realtà è Giancarlo, perché Giancarlo è pure tra i cofondatori di Aulab, quindi è appieno coinvolto insieme a Claudio e me in questo super progetto. Sarà pure speaker del mini corso. Vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi già alle puntate successive attraverso i riferimenti che vi ho dato dopo, in modo tale che possiate ricevere tutti i promemoria del caso e non vi perdete questa opportunità oltre l'attestato e tutto il resto, ok? Detto questo, vado subito a passare la parola al Super Claudio, che conosco ormai da tanti anni e sono finalmente contento di poterci fare qualcosa insieme, che ci racconta un qualcosa in più su Aulab. Sì, allora, ciao a tutti ragazzi. Prima di tutto mi presento, come mi ha suggerito Enzo. Io sono Claudio e con lui mi sto occupando di community all'interno di Aulab. In realtà mi occupo anche di curare qualche altro progetto dell'azienda e in ogni caso, essendo un grande appassionato di tecnologia, mi piace lavorare in questi ambienti molto dinamici che danno l'opportunità un po' a tutti di conoscere meglio il mondo della tecnologia e soprattutto lavorarci, appunto. Aulab, però giustamente non tutti conoscete Aulab, ci teniamo molto a farvi capire cosa facciamo noi ad Aulab. Allora, in primo luogo possiamo dire che Aulab è una coding factory completamente italiana, che in realtà in questo momento opera anche in un altro paese, che si pone come obiettivo quello di formare nuovi sviluppatori software attraverso un corso intensivo della durata di 3 mesi che prepara studenti universitari o comunque persone che hanno voglia di affacciarsi a questo mondo della programmazione al mondo del lavoro. Ovviamente poi ci sarà tutto un discorso di inserimento in azienda che ciascuno studente è facilitato chiaramente nel fare nel momento in cui termina il corso. È sicuramente un'ottima base dalla quale partire per fare carriera in questo ambiente. Quindi andando avanti vi racconto insomma che cos'è Aulab Academy, che sarebbe il nostro corso di programmazione, come dicevo. Si tratta di un corso di 3 mesi, un vero e proprio coding bootcamp per appunto formare nuovi sviluppatori full stack. Principalmente le tecnologie che vengono studiate sono quelle di Laravel, che è un framework basato su PHP, e altri framework, insomma, che sono abbastanza, cioè di uso molto comune, ma la cosa bella di Laravel è che è un framework molto potente, è moderno e fa funzionare perfettamente applicativi web anche molto complessi. Parliamo un po' di numeri. Abbiamo formato fino ad oggi più di 1100 studenti, abbiamo oltre 45 edizioni di Academy erogate, ci sono 400 ore di corso da seguire e le aule sono completamente online e vengono appunto erogate attraverso la piattaforma che abbiamo studiato noi stessi, che appunto è academy.it. Andando avanti, vi parlo anche di come è composta la giornata solita di uno studente Academy. La mattina si seguono i live streaming, le lezioni da parte dei docenti, appunto fatte live in modo tale da permettere di interagire tra gli studenti e i docenti. E ovviamente grazie a tutte le tecniche che
vengono utilizzate all'interno del corso e tutti gli studenti scoprono piattaforme come GitHub, Bitbucket e GitLab che permettono sicuramente di lavorare in modo efficace anche in team. Durante il pomeriggio invece si mette in pratica ciò che si studia la mattina e si approfondiscono alcuni argomenti, alcune tematiche, grazie anche all'aiuto dei tutor e soprattutto grazie al fatto che c'è anche uno scambio importante tra gli studenti stessi che permette agli studenti di iniziare a lavorare in team e capire quelle che poi possono essere le dinamiche lavorative del domani. Sicuramente anche l'approfondimento di alcuni argomenti attraverso dei video che vengono sottoposti a tutti gli studenti sono un plus importante che stanno facendo, insomma, il grande successo di questo corso. Andando avanti, entriamo un pochino nel dettaglio. All'inizio c'è una piccola fase di setup in cui gli studenti si allineano dal punto di vista tecnico riguardo gli strumenti da utilizzare. Si passa a una fase di play, che possiamo dire anche di ambientamento, diciamo, dello studente, in cui si studiano HTML, CSS, JavaScript. Si inizia a familiarizzare con la console Unix e con tutto quello che riguarda il protocollo HTTP, quindi si capisce come funziona il web nella pratica. Poi si passa alla programmazione vera e propria, si studia PHP associato all'Laravel, si approfondiscono le tematiche relative ai database, per esempio, perché Laravel sicuramente è un framework molto importante sotto questo aspetto, permette di maneggiare molto bene i database. E si va avanti con tutto quello che riguarda anche l'integrazione di API, l'integrazione di mille altri strumenti che poi man mano nel corso del corso vengono poi approfondite. Nella fase di Accelerate invece si studiano altre tecnologie come per esempio la Laravel Nova, che è una bella novità, diciamo, da un punto di vista tecnico ed è interessante da studiare soprattutto per chi si affaccia a questi mondi. Telescope, Horizon, si approfondiscono le tematiche legate alla SEO e al SEM e si studia ovviamente anche Vue.js. Con il corso non si studiano solamente gli argomenti del corso, ma ci sono anche delle ore extra che gli studenti possono studiare per approfondire tutte queste tematiche, quindi si va a fondo dell'HTML, del CSS e di JavaScript. Per quanto riguarda il post, cosa succede? Lo Student Academy termina il corso, viene guidato in una fase di placement attraverso la quale si analizza il profilo LinkedIn, si ipotizza, cioè si apportano delle modifiche al curriculum in cui si inseriscono tutti gli elementi che lo studente vuole evidenziare in fase di recruiting e poi gli studenti vengono accompagnati in questo mondo, diciamo, del lavoro. Solitamente entro 6 mesi il 95% degli studenti che ha completato il corso riesce a trovare un lavoro e riesce chiaramente a cominciare quello che sarà poi il futuro da sviluppatore, che ci auguriamo tutti che sia bello roseo e sia sempre prospero. E poi ci siete voi che ci state seguendo, esatto. Molti di voi sono ex studenti, quindi sanno bene cosa facciamo noi ad Aulab. Qui ci sono i nostri riferimenti, ovviamente ricordatevi di seguire anche il gruppo LinkedIn che ha spiegato prima Enzo, che trovate tranquillamente sul sito anche di The Communities Bay, ma sicuramente trovate tutti i riferimenti nelle dirette che state seguendo in questi momenti, quindi basta guardarvi attorno, i link ci sono, quindi ci aspettiamo che ci seguiate. Guarda, ci tengo a dire una cosa, visto che è stata una puntata, concedeteci qualche secondo di più, fra poco partiamo, no? Lo scopo di questa community è creare veramente un gruppo, un network di persone affiatate, no? Intorno a quello che fa Aulab, ma non solo. Quindi ci sono gli studenti del passato, ci saranno i nuovi studenti, ci saranno pure sviluppatori abbastanza avanzati. Vogliamo creare veramente un bel movimento. Per questo stiamo creando questo progetto e quindi spero che continuerete a essere con noi così tanto numerosi, perché siete tantissimi. E nel presentare Giancarlo io mando pure qualche commento, ce ne sono veramente tanti, faccio pure difficoltà, c'è chi ci scrive da Bari, ciao da Barletta, c'è chi ci segue da Tenerife, tra l'altro salutiamo Nico che partecipa a tanti altri meetup, siete veramente tantissimi e quindi io direi di lasciare ora la parola a Giancarlo, perché stiamo partendo con questo mini corso che ci tengo particolarmente, perché l'abbiamo preparato molto bene. E in 3 puntate vi spiegherà come funziona tecnicamente Bitcoin. Giusto, Giancarlo? Perfetto, sì, perfetto. Buonasera a tutti e ben ritrovati a tutti. Ci tengo particolarmente a questo progetto di community e quindi, diciamo, sono voluto partire direttamente io con questo
piccolo percorso per andare ad esplorare la tecnologia che fa funzionare Bitcoin. Quindi il talk è suddiviso in tre parti perché cerco di andare sufficientemente nel dettaglio delle cose, ma potete capire benissimo che l'argomento Bitcoin è molto ampio e molto complesso. Quindi io partirei subito, così imposto un piccolo timer. Ricordo, sì, è tutto perfetto, io ricordo giusto una cosa al volo, che sì. Giancarlo ti fermerà varie volte, quindi voi scrivete tutte le domande che avete da fare a Giancarlo nei commenti. Le recuperiamo o durante o alla fine, ok? Selezionando, se ce ne saranno tante, quelle più come si dice, frequenti che avrete posto, però poi rimaniamo assolutamente in contatto attraverso pure il gruppo LinkedIn. Detto questo, io ti passo il palcoscenico, Giancarlo. Non so se è pronta già la copertina. Benissimo, eccola sì, sì. Qui. Quindi il palco è tuo, noi ora ci mettiamo in disparte, però siamo io e Claudio siamo qui presenti e ci vediamo pure dopo alla fine per il quiz e per le domande. Buon meetup a tutti, eh? Siamo più di 100, ciao a tutti. Bene, a perfetto. Allora partiamo a scoprire un attimino questo misterioso mondo del Bitcoin. Quindi partiamo per una grande avventura. Un'avventura in tre puntate per andare a scoprire assieme come funziona Bitcoin. In questa avventura che cosa andremo a scoprire? Nella prima puntata, la mappa del tesoro. Parleremo appunto oggi di chiavi private, Bitcoin address, crittografia e di Bitcoin wallets. Nella seconda puntata, polvere d'oro, andremo a scoprire un qualcosa che si chiama tecnicamente UTXO model e andremo a realizzare in codice in JavaScript, usando una libreria Bitcore Lib, una transazione Bitcoin. Lo scopo di tutto questo percorso è dare dei piccoli esempi di codice con lo scopo specifico di far comprendere un attimino più nel dettaglio come funzionano i vari elementi che fanno funzionare Bitcoin. Nella seconda puntata scopriremo a un certo punto che esiste un qualcosa che si chiama Bitcoin Script e questo Bitcoin Script è chiave per lo spostamento di questa che chiameremo polvere d'oro. Nella terza puntata scopriremo che c'è una magia a protezione del tesoro e che fa funzionare il tutto. E quindi andremo un attimino più nel dettaglio del Bitcoin Script e capiremo che esiste un network, il Bitcoin Network. Quindi come già più o meno ovviamente penso tutti voi sapete, Bitcoin è un network, quindi una rete di computer distribuite sul globo essenzialmente. E scopriremo anche che esiste un qualcosa che si chiama Bitcoin Mining. Quindi, per intenderci, la parola blockchain in questo percorso la troveremo solo all'ultima puntata, ecco, perché è appunto è la parte che fa funzionare sia il network, ma soprattutto è una parte legata al discorso del mining. Scopriremo che abbiamo a che fare con dei forzieri, dei sacchetti con della polvere d'oro e con qualcosa che chiameremo una magia, va bene? Attenzione, vedremo un po' di codice, ma non sarà codice complicato. In realtà, alla fine utilizzeremo una libreria, però, diciamo, voglio, diciamo, colpire sia persone che non sono programmatori, ma anche sviluppatori che un po' un attimino vogliono iniziare a sporcarsi le mani con questo codice. Non vi preoccupate se non riuscite a ricopiare il codice, considerate che il talk sarà registrato e comunque vi daremo le slide, però conto di scrivere, come ho fatto già in precedenza, un blog post sul blog di Aulab per avere anche scritti tutti i passi di questo percorso per poter rifare proprio da soli le stesse cose che faccio io essenzialmente. Attenzione, il codice che andremo a vedere ha scopo didattico, quindi va usato in produzione sapendo che cosa si fa. L'obiettivo è quello di esplorare i meccanismi interni che fanno funzionare Bitcoin. E infatti nella prossima puntata la transazione che andremo a costruire si chiama Legacy Pay to Public Key Hash Transaction, che si può utilizzare nel network Bitcoin, ma è in disuso. Adesso ci sono delle transazioni più moderne, ecco, delle transazioni più moderne. Ma questa ovviamente è quella più semplice, perché proprio è quella
tra le più semplici in realtà, perché ce n'è un'altra ancora più semplice, che è la prima che si utilizzava, però è utile appunto semplificare le cose per iniziare un percorso, un viaggio alla scoperta di questo fantastico mondo di Bitcoin. Partiamo appunto con l'idea che siamo, diciamo, in un mondo di pirati, ok? E dove ogni pirata ha un suo forziere e nasconde un tesoro in questo forziere. Quindi abbiamo tre pirati, Jack Sparrow, Willy Lorbo, del film dei Goonies, ok? E Hook, Capitano Uncino. Questi pirati hanno dei forzieri. All'interno di questi forzieri ci sono delle sacche, ci sono dei sacchetti. E questi sacchetti possono essere uno o più sacchetti. Ogni sacchetto è particolare. Ha un laccio che lo tiene chiuso. Questo laccio è molto importante. Infatti scopriremo nella puntata prossima, faccio un piccolo spoiler, che questo sacchetto è un unspent transaction output, quindi un UTXO, e quell'accetto è un pezzo di codice che riesce a bloccare, a intrappolare, cosa? Una polvere d'oro che è presente in questi sacchetti. Ora, il sacchetto può contenere una quantità, diciamo, arbitraria di polvere d'oro, e immaginate che un singolo granello di questa polvere d'oro si chiama Satoshi, e 100 milioni, quindi ritornate un po' sui numeri al mondo delle lire, no? Quindi 100 milioni di Satoshi, quindi 100 milioni di granelli di polvere d'oro, fanno un Bitcoin. Ora io in un sacchetto posso avere ad esempio 3 Bitcoin e 10 milioni di Satoshi. Sarebbe praticamente 3,10 Bitcoin, ok? Iniziate a memorizzare, a capire proprio questa metafora e questi piccoli elementi. Ora, molto spesso Jack, Willy e Hook si incontrano su Monkey Island, nella locanda di Monkey Island, e giocano a carte e ovviamente spesso devono ripagarsi i debiti di gioco e utilizzano i tesori che hanno nascosto nei loro forzieri per ripagarsi, quindi fanno delle transazioni. Queste transazioni sono particolari, perché la cosa particolare in questo mondo è che questi sacchetti non possono esistere al di fuori dei forzieri. E soprattutto quella polvere d'oro non esiste al di fuori del sacchetto, che a sua volta non può esistere al di fuori del forziere, ok? E quindi esiste una magia, quindi Jack deve formulare una formula magica che effettivamente, fisicamente, potete immaginare, trasferisce il sacchetto contenente la polvere d'oro dal suo forziere a un altro forziere. Immaginiamo al forziere di Willy, ok? Allo stesso modo, supponiamo che Willy debba pagare Hook, lui effettua un'altra magia, che a un certo punto chiameremo una transazione, no? E il sacchetto scompare dal forziere di Willy e appare in quello di Hook. Scopriremo però nella prossima puntata che anche se il sacchetto scompare da Willy, nel forziere di Willy resta traccia che lì c'era quel sacchetto. Quindi nella prossima puntata quel sacchetto diventerà opaco dentro Willy, cioè rimane praticamente il sacchetto, rimane la storia che in quel forziere c'era quel sacchetto. Adesso quel sacchetto di polvere d'oro è presente su Hook. Questa è proprio una transazione base che si può fare in Bitcoin. Però molto spesso Jack magari ha nel suo sacchetto, ipotizziamo 3,10 Bitcoin, ok, e deve pagare a Willy solo 10 milioni di Satoshi. Quindi ha bisogno di riprendersi il resto. Quindi deve pagare a Willy con un sacchettino con 10 milioni di Satoshi, quindi 10 milioni di granelli di polvere d'oro, e ricreare un altro sacchettino con 300 milioni di Satoshi, quindi 3 Bitcoin, nel suo e mandare questo resto in un altro suo forziere o anche nel suo stesso forziere precedente. Però la particolarità è che quando viene fatta questa magia, effettivamente il sacchetto iniziale è come se viene suddiviso e si deve spostare per forza nei nuovi forzieri.
Potrebbe spostarsi anche nello stesso forziere, ma questo movimento comunque rimane tracciato, ok? Quindi questa è una metafora e cerchiamo di memorizzarla e mantenerla per tutto, diciamo, il nostro percorso. Ovviamente capite bene che Bitcoin è un, diciamo, un sistema molto complesso, quindi si può andare molto nel profondo, ma noi come prima fase dobbiamo esplorarlo un attimino come concetti generali in superficie. Questa parte è fondamentale per capire appunto vari elementi successivi. Ora, per poter effettuare queste magie, questi pirati hanno bisogno di una formula magica che deve essere segreta. Per individuare questa formula magica, spesso cosa fanno? Si sdraiano sulla spiaggia di Monkey Island durante le notti stellate e guardano il firmamento, guardano tutte le stelle e di tutte quelle stelle scelgono una stella, ma non solo, di quella stella scelgono un atomo specifico. Immaginate che tutti gli atomi dell'universo visibile possano essere numerati, io ne scelgo uno. Quello è il mio segreto che mi consentirà di effettuare la magia per spostare un mio sacchetto di polvere d'oro e pagare, che ne so, un altro pirata. Sì, perché secondo Live Science, questo numero che vedete a video, un numero a 83 cifre, è il numero di atomi presenti nell'universo visibile. Ok? Cosa stiamo scoprendo? Stiamo andando a scoprire che cos'è una chiave privata, che è il primo concetto, secondo me, fondamentale da comprendere. Infatti, il pirata, per poter effettuare la sua magia, ha bisogno di scegliere un numero casuale, da 0 a 2 elevato alla 256. Bene, se questo era il numero di atomi presenti nell'universo visibile, questo è il numero massimo che si può ottenere, appunto, con 256 bit. Quindi è 2 elevato alla 256, essenzialmente. È un numero con 78 cifre, ci siamo quasi vicini, ok? Quindi considerate un numero veramente enorme. Noi non riusciamo effettivamente a capire quanto è grande questo numero, perché appunto, voi sapete, il nostro pensiero funziona in modo lineare, noi riusciamo a ragionare in modo lineare. Invece per capire questi numeri enormi, dobbiamo imparare a pensare un attimino col pensiero esponenziale. Quindi sapete un po' tutti questo giochino, e il giochino è questo: quante volte è necessario ripiegare a metà un foglio di carta per poter raggiungere la luna? Ok? Magari in chat io posso vedere, secondo voi, quante volte è necessario ripiegare questo foglio di carta. Vediamo un po' se qualcuno scrive nella chat. Ok? E nessuno scrive nella chat. Comunque è 42, va bene? Quindi io devo prendere il foglio di carta, ripiegarlo 42 volte, e in questo modo ottengo un foglio così doppio che posso raggiungere la luna. Ora, un'altra domanda: se io volessi tornare indietro da luna, quante volte devo ripiegare il foglio di carta? Quindi se l'ho ripiegato 42 volte, ok, per arrivare sulla luna, per ritornare indietro quante volte lo devo ripiegare secondo voi? Vediamo un po' se arriva. State tutti scherzando, era più bello di 100.000, ok, 45. Ora, molti dicono altre 42 volte. Invece no, devo ripiegarlo soltanto 43, perché basta un altro ripiegamento per raddoppiare la distanza. Questo, diciamo, è il concetto esponenziale. Infatti, secondo questo articolo, questo blog che tratta di matematica, se volessimo raggiungere i confini dell'universo osservabile, dovremmo piegarlo paradossalmente solo 102 volte. Ok, questa cosa è curiosa, almeno a me incuriosisce, ed è, diciamo, ci fa capire che questo numero è veramente enorme. Quindi stiamo scoprendo che una chiave privata Bitcoin altro non è che un numero casuale a 256 bit.
quindi che ha un valore che va da 0, ok, a 2 elevato alla 256. Non lanciamo questo pezzo di codice perché era un pezzo di codice semplice, però comunque lo troverete sulle slide. Qui invece iniziamo ad utilizzare la nostra libreria, bitcorelib, quindi questo è un codice JavaScript semplicissimo. Che cosa vediamo? Abbiamo la prima riga che va a importare la libreria in una costante bitcore. In questa riga essenzialmente andiamo a dire a bitcore che siamo interessati ad utilizzare la libreria col network di testnet. Sì, perché in questo percorso ovviamente non spenderemo nulla, useremo solo testnet, è un percorso didattico che serve proprio per capire ma che cos'è questa roba, come funziona, ok? Se invece volessimo andare in produzione, dobbiamo decommentare la riga precedente e commentare quella di sotto, essenzialmente. Quindi dovremmo dire che il default network è Bitcore Networks LiveNet. A quel punto possiamo dire a Bitcore di generare una nuova chiave privata. E tra un po' faremo questo esempio proprio in codice, lancerò questo script, così vediamo effettivamente che cosa succede. Se vi state chiedendo quanto è sicura una protezione a 256 bit, vi consiglio vivamente di guardare questo video YouTube di questo professore universitario che spiega diversi concetti matematici in modo veramente molto interessante. Questo video è molto bello e sicuramente il prossimo video che dovete vedere dopo questa lezione. Ecco. Ora, vediamo se ci sono domande, non so, così magari la facciamo anche interattiva, se c'è qualche domanda, altrimenti posso andare avanti. Ok. Sì, Giancarlo, abbiamo un ritardo circa di 20 secondi, quindi voi scrivetele già durante, così poi quando Giancarlo si ferma noi sappiamo, va bene. Al momento Perfetto. Però no, ancora hanno risposto al tuo indovinello, quindi benissimo. Pure le raccogliamo per dopo. Benissimo, benissimo. Aumenteremo in questo talk l'intensità, ragazzi, della complessità delle cose pian piano. Ora c'è un altro elemento che dobbiamo scoprire. Quando io devo appunto fare una transazione verso un altro forziere, come faccio a comunicare a Jack? Come fa Willy a comunicare a Jack dove deve inviare, a quale forziere deve inviare il suo debito di gioco? Quindi abbiamo necessità di qualcosa che ci orienti, ok? Orienti la nostra magia. Ecco, ipotizzate questa cosa. Abbiamo adesso l'idea di indirizzo Bitcoin. Quindi il QR code che vedete lì è la rappresentazione, appunto, QR code del codice che vedete lì in basso, del codice alfanumerico che vedete lì in basso. Quello è un indirizzo Bitcoin. Quindi se avete visto magari in un video YouTube come si fa una transazione Bitcoin, la persona che deve pagare deve puntare con la propria telecamera il QR code che sta magari sul telefonino della persona che deve ricevere il pagamento. Ora immaginate che quel QR code, quell'address Bitcoin, è il nostro forziere. Il nostro forziere è l'address Bitcoin. Andiamo adesso a scoprire come si costruisce un address Bitcoin. Per arrivare all'indirizzo Bitcoin dobbiamo fare tre trasformazioni essenzialmente, anzi quattro. Innanzitutto dalla nostra private key dobbiamo ottenere una chiave pubblica. E quindi se la nostra private key è un numero a 256 bit, attraverso una relazione matematica, e nel dettaglio poi potete scoprire dalle slide, viene usata l'elliptic curve digital signature algorithm con la curva specifica questa qui. Quindi attraverso questa relazione matematica possiamo andare a scoprire la chiave pubblica, che è un numerone ancora più grande, a 512 bit, con prefisso. Questa chiave pubblica subisce una doppia trasformazione con una doppia funzione di hash. Quindi subisce prima uno SHA-256, che tira fuori dalla chiave pubblica un numero a 256 bit. E poi una RIP MD160, un'altra funzione di hash, che tira fuori un numero a 160 bit. Quello che otteniamo è il public key hash. Ricordatevi questi termini perché poi sono necessari per la prossima puntata. Ok?
Infine, questo public key hash viene codificato in base 58, una codifica che si chiama, in questo caso, base 58 checked. Qui vi ho messo dei riferimenti, questo ad esempio è bellissimo, qui potete vedere proprio dei dettagli molto specifici su questa codifica. Guardate, è questa qui, public key, SHA-256, RIPMD, public key hash e poi il base 58 checked. Infine, per ottenere effettivamente il Bitcoin address, viene aggiunto un prefisso, che adesso andremo a scoprire, M è il prefisso per la testnet, ok? Uno invece per la mainnet, sarebbe per la produzione, e poi c'è un checksum, che potete immaginare come il codice di controllo del codice fiscale, per intenderci, ok? Quindi qui, diciamo, vi consiglio di vedere questi dettagli. Ecco, una curiosità, il Base 58 è una codifica che è stata proprio inventata da Satoshi Nakamoto per Bitcoin ed è una codifica che ha cifre, lettere minuscole e maiuscole, però ha eliminato alcune lettere che possono confondersi, quindi lo 0 e la O, ad esempio, c'è solo lo 0 per intenderci. Allora, la I maiuscola e la L maiuscola, quindi dovrebbe esserci solo la I, se non ricordo male. E ci sono i caratteri non alfanumerici sono stati tutti eliminati. Questo perché lui all'inizio ovviamente pensava che questi address dovessero essere copiati anche manualmente o dettati, ad esempio. È molto interessante questa cosa. Magari, se ce ne sarà occasione, potremmo fare anche un altro talk interessante sulla storia di Bitcoin. Ci sono dei libri bellissimi che si possono leggere, e quindi è molto affascinante, sinceramente. Quindi abbiamo capito che l'indirizzo Bitcoin è una trasformazione, appunto, quella che vi ho raccontato in precedenza, verso il Bitcoin address. L'altra caratteristica, vi ho già anticipato, questa M iniziale indica essenzialmente la testnet, ok? Quindi andiamo a creare un indirizzo Bitcoin con il codice, ok? Vi faccio vedere questo codice adesso direttamente in esecuzione. Quello che vediamo qui è essenzialmente, appunto, la richiesta di una nuova chiave privata. Il private key to address mi dà l'address Bitcoin e poi infine lo andiamo a stampare. Vedete, facciamo il toString per poterlo stampare e poi andiamo a visualizzare anche la private key in un formato che si chiama WIF, che sta per Wallet Import Format. Quindi andiamo a fare 02. Quello che succede è che vediamo un nuovo address Bitcoin e la relativa chiave privata. Ora, se lancio questo comando tante volte, vedete che io ho sempre dei valori diversi, ok? Perché sto scegliendo appunto questo numero casuale, sempre differente, sempre diverso. Ora dovete ricordare, immaginare, che in principio i wallet Bitcoin, che come prima funzione hanno quella di archiviare e memorizzare, custodire anzi le chiavi private, i primi wallet praticamente funzionavano in questo modo. Bisognava memorizzare un elenco di chiavi private e generare queste chiavi private nei modi più disparati. Quindi, ad esempio, nel libro Bitcoin Billionaires si racconta di come i gemelli Winklevoss abbiano lanciato proprio fisicamente dei dadi tipo a 12 facce più volte per generare quel numero casuale, per costruire a mano la propria chiave privata, appunto, dove custodire, appunto, diciamo il loro all'epoca pionieristico investimento in questa nuova tecnologia. Vi volevo appunto specificare che i non-deterministic wallets sono i wallet dove noi collezioniamo chiavi private che non hanno relazione tra di loro. E è importante questa cosa, tenetela a mente, perché magari ci sarà una domanda di questa. Ora, molti di voi magari si stanno chiedendo che cos'è una funzione di hash, ok? Noi possiamo avere varie funzioni di hash, va bene? Scusate, ho fatto un po' di confusione. Andiamo sulla slide e vediamo che una funzione di hash cosa riesce a fare? È una funzione non reversibile e che ha un risultato difficile da indovinare, ok?
Poi immaginate, avete uno spazio di input illimitato, la hash function va per ogni elemento in questo spazio illimitato a trovare un elemento all'interno di uno spazio finito, determinato. E vi faccio adesso un esempio per concretizzare il tutto. Ora ipotizzate la funzione di resto, il resto della divisione. Ora io ho questo numero qui gigantesco, va bene? Qualcuno di voi riesce a indovinare qual è il resto di questa divisione? No, non è facile, lo devo calcolare. E quindi questa è una prima, appunto, proprietà della funzione di hash. Quindi il resto è 5, ok? Quindi è difficile da indovinare, da anticipare. L'altra caratteristica è che se io lo rilancio n volte, per quel numero ottengo sempre 5. E inoltre, come ben sapete, io qui posso mettere, vedete, qualsiasi numero e ottenere sempre, vedete, un valore. Un valore però in uno spazio limitato, da 0 a 5, proprio perché la divisione che stiamo facendo è per 6. Se io mettessi la divisione per 3, lo spazio limitato è da 0 a 2, quindi posso avere essenzialmente 0, 1 oppure 2. Quindi ho fatto l'esempio poi di quelle specifiche funzioni di hashing che vengono usate da Bitcoin e che ovviamente sono presenti in Bitcore, quindi in questa libreria, quindi potete fare bitcore.crypto hash SHA-256, dare in pasto un buffer, ok, uno stringone enorme, immaginate, e ottenere un valore che convertito in stringa in esadecimale mi dà appunto questi valori, ok? Quindi se io cambio l'input, ottengo uno specifico valore differente, ok? Difficile da indovinare. Questi sono elementi fondamentali e importantissimi per poter appunto capire gli elementi usati da Bitcoin, che non sono poi tantissimi sul Bitcoin base proprio, ok? Poi adesso ovviamente Bitcoin si evolve e quindi ci sono anche delle novità che non copriremo in questo percorso. Perfetto. Questo wallet però è un pochettino scomodo, ok? Un pochettino scomodo perché appunto dobbiamo memorizzarci tutti questi numeri, tutti queste private key che sono complesse. Esiste un modo più semplice? Esiste magari una mappa appunto per ritrovare quella stella, quell'atomo presente su quella stella? Sì, possiamo creare degli applicativi che hanno delle private key, deterministic private key, cioè delle chiavi private deterministiche. E lo facciamo in questo modo, utilizzando il codice. Quindi andiamo a riprendere il nostro Bitcore e poi creiamo una stringa. La nostra stringa è questa. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Ora possiamo chiedere, che cosa facciamo? Creiamo un buffer da quella stringa e chiediamo a Bitcore, vedete, Bitcore crypto hash SHA-256 di quel buffer. Quindi abbiamo preso quella stringa e chiediamo a Bitcore di fare lo SHA-256 di quella stringa. Capite bene che lo SHA-256 mi crea un numero a 256 bit, che è proprio quello che voleva la private key, giusto? Poi chiediamo a un'altra libreria presente, un'altra funzione presente in Bitcore. Vedete, Bitcore, crypto, BN, che sta per big number, from buffer hash, cioè dammi un numerone grande da questo hash. E infine, sull'ultima riga, possiamo chiedere a Bitcore, Bitcore, crea una nuova private key, però partendo da questo numero qui, specifico. Ok? Quindi, ottenuta la deterministic private key, adesso possiamo tirar fuori l'address e la private key. Andiamo a fare questa esperienza e otterremo questa private key in formato wallet import format. Più dettagli li potete trovare qui. Cercate di variare le fonti in modo tale che poi avete anche una collezione di fonti sulle quali potete approfondire questo argomento a dismisura. Ragazzi, io ho scoperto Bitcoin non da tantissimo, però sono un paio di anni, 2 o 3 anni che ci sto ancora cercando di capire sempre di più. E quindi ecco perché ci sono le reference su vari portali. E quel private key genera questo indirizzo Bitcoin. Però vediamolo in codice, così appunto esploriamo un attimino questo codice. Quindi lanciamo node 03
deterministic private key. Qui la caratteristica, vedete, è che io posso lanciare n volte questo codice, ma l'address è sempre lo stesso e la private key è sempre la stessa, ok? Sono tutti address di testnet, credo. Ah no, mi sto andando n, che comunque, se andate a vedere sui prefix, è sempre di testnet. Vabbè. Perfetto. Ok, molto interessante. Questa capacità di poter avere una frase che poi mi tira fuori una private key, viene detto brain wallet, cioè praticamente un wallet che io posso mantenere nella mia testa, posso mantenere in mente. Ci sono degli applicativi online che dovete utilizzare in un modo particolare, ve lo spiego, che vi consentono di generare un brain wallet. Quindi se io qui scrivo abracadabra, ad esempio, e qui scrivo Aladdin, faccio generate, vedete, ottengo direttamente il public address, ok, e la private key. Ora, non dovete mai tirar fuori questi address in questo modo mentre siete online, ma questi applicativi hanno sempre un GitHub repository. Voi dovete andare sul GitHub repository, scaricare appunto l'HTML e il JavaScript, che ci sarà qua dentro stesso essenzialmente, quindi è tutto in una pagina HTML questo applicativo, vedete? Il JavaScript dovrebbe essere tutto qui dentro, eccolo qua, vedete? Tutto il JavaScript. Ovviamente l'idea di fondo sarebbe controllare anche questo JavaScript, sarebbe meglio, e generare, lanciare questo applicativo su una macchina potenzialmente offline. Per far sì di avere effettivamente una chiave privata, appunto segreta, questi diciamo sono elementi che poi man mano vengono compresi più nel dettaglio. Infatti questo metodo è un metodo poco sicuro per generare chiavi private. Ricordatevi che ci sono tanti computer che prendono tutti i libri del mondo, facciamo un esempio, e tutti i libri di poesie del mondo e provano in continuazione a utilizzare blocchi di testo per colpire e trovare chiavi private. C'è stata una notizia un po' di tempo fa, mi aveva incuriosito molto, che appunto avevano beccato una chiave privata con una poesia tipo in una lingua africana stranissima, ecco. Quindi questo può essere utilizzato, magari ha senso per utilizzarlo per un lasso di tempo piccolo, ok? Quindi io ho bisogno di un wallet, diciamo, per pochi giorni, facciamo un esempio, si può utilizzare questo meccanismo. Però non è sicuro, ok? È molto sconsigliato. In più posso fare una cosa ulteriore, come potete intuire banalmente, se io aggiungo un numero progressivo a quella frase segreta, posso avere una chiave privata deterministica sequenziale, che è molto utile, perché capirete che, diciamo, il wallet per funzionare correttamente deve avere più chiavi private. Quindi qui il codice è rimasto praticamente identico, l'unica cosa che cambia, appunto, vedete in questo momento la prima riga dice mappa del tesoro uguale mappa del tesoro più result key number, che è un input da tastiera che vado a richiedere. Quindi andiamo a vedere questo codice. Andiamo a vedere questo codice. Ho importato un'altra libreria, questa qui, prompt. Ok. Ovviamente per far funzionare il tutto, nel package JSON ho dovuto mettere queste dependencies, queste due librerie, no? Bitcore lib e prompt, giusto per chiedere un input. Va bene? Quindi qui chiediamo al prompt key number, mappa del tesoro più key number, e poi chiediamo la chiave privata. Va bene? Proviamoci. Node, potete ricordare che il numero è questo, 04, e diciamo che vogliamo il wallet 5. E abbiamo questa chiave privata. Ok? Provo a rilanciare, chiedo di nuovo il wallet 5, ottengo ovviamente la stessa chiave privata. Sembra una banalità, però in realtà è molto potente questo concetto, perché adesso capiremo che, diciamo, questa è come un po' un'evoluzione che c'è stata nei wallet. Vedete, se chiedo il key number 2, è una chiave completamente diversa, vedete? Non c'è un carattere che è uguale. E anche, ovviamente, l'address Bitcoin è completamente diverso. Quindi l'indirizzo del nostro forziere
è completamente una cosa completamente diversa. Facciamo un piccolo break, vediamo se c'è una bella domanda. Altrimenti, sì, in realtà ne abbiamo un po' di curiosità, le mando al volo, prendendole un po' dall'inizio. Vabbè, ci chiedeva Alberto quali sono i libri di storia di Bitcoin, semmai se vuoi dare un titolo e poi continuiamo la discussione su LinkedIn. Ok, assolutamente, grazie per la domanda. Io ho letto un libro bellissimo che si chiama Digital Gold, The Untold Story of Bitcoin. Il bello di questo libro è che è stato pubblicato nel 2015, quindi becca proprio la parte iniziale della storia di Bitcoin, ok? Ed è un libro fatto da una giornalista che ha fatto delle interviste e ha fatto un lavoro eccezionale di raccolta storica di elementi, ed è proprio bellissimo. Poi c'è la parte, ad esempio, finale del libro, è quando beccano il tizio di Silk Road. È veramente affascinante il libro. E si chiude il libro con la diatriba per, diciamo, l'incremento del block size, ok? E questo è il libro che ti consiglio. Due libri ti consiglio, quelli che ho letto io, poi magari ce ne sono altri. Digital Gold, The Untold Story of Bitcoin, e l'altro è Bitcoin Billionaires, che è il libro sulla storia del gemelli Winklevoss. Se voi avete visto il film The Social Network, quel film è basato su un libro, sul libro della storia di Facebook, essenzialmente. L'autore di quel libro ha rincontrato i gemelli, visto che erano tra i primi investitori, dei grossi investitori su Bitcoin, che poi hanno un exchange questi gemelli, e quindi ha voluto incuriosirsi un attimino, perché nel film i gemelli risultano essere un po' denigrati, tra virgolette. E allora lui ha deciso di approfondire e di conoscere la storia di questi gemelli, e ne ha scritto un libro, Bitcoin Billionaires si chiama. E anche questo libro è eccezionale, secondo me troppo bello. Quindi valgono tutte e due la pena. Grazie per la domanda. Esatto, abbiamo una curiosità. Ho letto Base nella Bash, forse volevo... Ah, sì, perché ho installato Conda, sì, per l'intelligenza artificiale. Ho smanettato un pochettino proprio anche con Conda l'intelligenza artificiale. Poi vedi, abbiamo già un primo feedback per i corsi di aula. Vogliono un corso su blockchain, quindi... Vedremo. Non anticipiamo nulla, però sicuramente, diciamo, è un discorso molto interessante. Ci stiamo lavorando, ecco. Allora, vado pure con l'autore. Vedo qui Alessandro ha scritto Ben Mezrich, scusatemi, è l'autore? Sì, è lui l'autore del libro. Sì, questo qui è l'autore del libro Bitcoin Billionaires. Ok, dai, l'ultima domanda rapida: l'hash per Bitcoin è lo stesso usato per le password salvate in un database? No, in genere sul database si usa un altro meccanismo oggi. Un tempo, diciamo ai tempi, diciamo, miei, degli anni, fine anni 90, così, si usava molto l'MD5, che adesso non si utilizza più per fare l'hash delle password nel database. Adesso ti dico la verità, mi sfugge quello che si usa, ma non è più neanche MD5, è un altro che ha una caratteristica che ha credo, non mi ricordo bene, però non mi ricordo adesso, sinceramente, dovresti vedere ad esempio nella documentazione di Laravel, lì c'è scritto la funzione di hash che viene utilizzata, e quella sicuramente è quella più attuale. Non è lo SHA-256 comunque. È possibile applicare un algoritmo di salto all'hash? Praticamente, allora, ti spiego, il salt... Lo vedremo adesso tra un po' sull'argomento successivo, va bene? Ora, il salt non si applica all'hash, ma a ciò che io do in pasto all'hash. Quindi assolutamente. Quindi tu, ad esempio, su quella frase, no? L'isola, ok, seconda stella a destra, questo è il mattino. Poi puoi aggiungere qualsiasi altro elemento, ok? Quindi lo aggiungi, cioè il salt lo metti prima di fare questo hash. Okay. Lo vedremo il salto adesso tra un po'. Ultimissima domanda e poi riprendiamo. Continuate voi a scriverle così poi le recuperiamo alla fine. La domanda è questa: ma in questo caso ci stiamo appoggiando a JavaScript per scrivere codice? Che differenza c'è tra JavaScript e altri linguaggi, come per esempio Solidity? Parliamo di cose completamente diverse. Ok, io qui sto utilizzando JavaScript per guidare addirittura una libreria
che poi mi servirà per costruire una cosa che si chiama raw transaction, transazione grezza, che potremo mandare al network Bitcoin. Quindi noi pilotiamo con JavaScript una libreria che poi crea dei dati che il network di Bitcoin si può pappare per fare la transazione, ok? Solidity è un linguaggio per fare smart contract, è un linguaggio proprio differente che genera un bytecode che viene seguito dalla EVM, che è la macchina virtuale di Ethereum, che oggi è presente anche in diverse blockchain. E quindi tu adesso hai, che ne so, Matic o Avalanche, che hanno la EVM sopra, e quindi tu puoi scrivere Solidity e farlo girare su quelle blockchain. Ovviamente ti ringrazio della curiosità, è bellissima. E, questo argomento è enorme, e quindi per noi sviluppatori e per gli appassionati come noi, voi che state seguendo questa sera questo meeting, c'è da divertirsi tantissimo. Ecco. Ok, allora, continuate a scrivere domande e andiamo pure avanti. Grazie mille, Giancarlo. Oggi però abbiamo bisogno di elementi, di wallet ancora più, più potenti. E quindi il meccanismo che si usa oggi nei wallet moderni per mantenere le proprie chiavi private e quindi i relativi Bitcoin address è un meccanismo che si chiama HD Wallet. HD sta per Hierarchical Deterministic Wallet. Quindi qui in italiano ho scritto chiavi private deterministiche gerarchiche. Infatti, se vedete come funzionano questi, ad esempio, apparecchietti qui, questi apparecchietti praticamente utilizzano, riescono a gestire più cripto, facciamo un esempio, perché all'interno possono avere diverse chiavi private deterministiche, che sono che escono sempre la stessa chiave privata, no? Che partono però tutte da un seme unico, casuale. Adesso vi spiego un attimino, ci provo. Per capire l'HD Wallet abbiamo bisogno di due innovazioni che sono state implementate in Bitcoin. Le innovazioni su Bitcoin si chiamano BIP, perché BIP sta per Bitcoin Improvement Protocol. Bitcoin Improvement Proposal, ok? Quindi proposta di miglioramento di Bitcoin. La BIP 39 ci consente di creare un seme di sicurezza a 128 bit o a 256 bit grazie a una sequenza di 12 oppure 24 parole scelte in una lista di parole che contiene 2049 parole. Se io vado su questo link, scusate, mi si è aperto da un'altra parte, io qui posso andare in English, ok, e vedo tutte queste parole. Questo praticamente è il meccanismo più moderno per creare il seme della proprio HD Wallet, essenzialmente. Ok? Adesso pian piano ci arriviamo, eh? Ora, a questo seme posso aggiungere una self-phrase opzionale. Quindi posso aggiungere questo sale, facciamo un esempio. Quindi io, ad esempio, posso scrivere queste 12 parole ipotizzate, mi escono 12 parole casuali, e poi posso aggiungere una frase che va a mischiare ulteriormente questo dato casuale per avere una sicurezza ulteriore. Vi consiglio questo link, bellissimo, perché qui vedete c'è un generatore, appunto. Posso scegliere che voglio una sicurezza a 24 parole, cliccare Generate, lui ha usato un sistema casuale per scegliere queste parole. Quindi abbiamo Frog, Ginger, Category, Drum, Focus, Speak e via dicendo. Questi qui sono le 24 parole del BIP 32. Queste 24 parole, vedete, generano questa BIP 32 root key. Ok? Quindi questa è la cosa importante che adesso ci interessa a noi. Andiamo avanti. Quindi dalla word list viene applicata una funzione che si chiama pbkdf2. Andate ai riferimenti per approfondire. Magari chi è più già più avanzato tra di voi può andare a dettagliare. E questa funzione, appunto, mi genera un seme binario, quindi questo numero a 512 bit, ok? Seme binario, ok? Ora, la curiosità di questa funzione è che usa un'iterazione, quindi un rimescolamento di questo dato iniziale. Questo dato iniziale viene rimescolato 2048 volte.
Sì, viene fatta questa cosa per far sì che la trasformazione da questa lista di parole a questo seme binario impieghi un bel po' di tempo di potenza computazionale, proprio per mitigare tentativi di brute force. È una cosa interessante e curiosa. Ok? Ora, andiamo adesso un'altra BIP, un'altra Bitcoin Improval Proposal, che è la BIP32, che è proprio quella dell'HD Wallet. Ok? Quindi l'HD Wallet, questa proposal invece dice, partendo da un seme binario a 512 bit che tu hai trovato casualmente come vuoi, magari con le 24 parole oppure in un'altra modalità, applichiamo una prima funzione per ottenere una master key, una prima funzione di hash per ottenere una master key, di nuovo 512 bit. E questa master key la chiameremo M, ok? A questa master key poi viene applicata appunto questa master key si può dividere in due parti. La prima parte, 256 bit, che già può essere una private key, e la seconda parte, l'altri 256 bit, che vengono detti chain key. Ora, a questa coppia, qui non c'è una funzione veramente, no? Questa non è una trasformazione, perché questo e questo sono la stessa cosa. Semplicemente qui la sto vedendo tutta assieme, qui la sto vedendo spezzettata, eh? Questa invece è la funzione importante. Data questa master key, ok, io posso applicare questa funzione CKD che prende M master key come primo elemento in ingresso e poi un indice e quindi derivare N altre chiavi così suddivise, private key e chain key. Questo ci consente, come potete vedere da questo disegno presente sul wiki di Bitcoin, ci consente appunto di creare un'alberatura di chiavi molto potente. Quindi vedete, io qui ho il seme originario che mi genera questo M attraverso questa funzione, vi ricordate quella funzione di hash che vi ho detto che rimescola questo seme originario 2048 volte, per essere una funzione lenta, e poi questa CKD, e io posso lanciare la funzione CKD di questa masternode key M all'indice 0, e ottengo M di 0. Poi a sua volta posso lanciare CKD su M di 0 a indice 1, facciamo un esempio, e ottengo questa. E quindi vedete, posso ottenere un'alberatura di chiavi private, va bene? Che sono indirizzate da questo codice M0/01, ad esempio, è questa qui, ok? Qual è la caratteristica bella e potente, molto utilizzata, ad esempio, dagli exchange di questo meccanismo? È che chi conosce questa masternode key può controllare tutto, come l'anello del signore degli anelli, diciamo, l'unico che controlla tutti. Chi invece, ad esempio, conosce questa, può controllare tutte queste chiavi private, vedete, tutti questi di questo ramo, ma non può controllare, ad esempio, quelle delle chiavi private di sotto. E quindi su questo tipo di proprietà si possono costruire delle logiche che possono essere molto interessanti. Facciamo l'esperienza, la possiamo fare sia qui, e quindi io, dalle mie chiavi mnemoniche che ho ottenuto, posso andare, vedete, a dire che voglio usare il proposal BIP32, come vedete ci sono tante altre possibilità, attenzione, e qui, vedete, posso indicare una chiave di derivazione, quindi faccio la 3 e la 45. A questo punto, qui posso vedere, vedete, l'extended private key, ok, la chiave privata, ma soprattutto qui, io ho dato la chiave di derivazione M0345 e poi qui ho un elenco da 0 a 19, ma posso proseguire, di chiavi private. Sono chiavi private deterministiche, gerarchiche, ok? È molto affascinante, dal mio punto di vista è veramente bellissimo, ecco. E quindi quando, ad esempio, se per qualcuno di voi ha già provato queste cose, ha fatto un po' di esperimenti, giusto per imparare, per capire, magari sulla sua chiavetta ha visto questa derivation path,
Adesso è carino che sapete che cos'è. Quindi lì c'è una M davanti, che è la master key che sta dentro questa, la master node key che sta dentro questa chiavetta, e attraverso questo processo ha derivato una nuova chiave, private key specifica. Facciamo anche questa esperienza in codice, vado avanti qui velocemente così ve la faccio vedere direttamente sul codice, ok? Quindi, per fare un HD wallet, io ho bisogno della BIP32 Extended Private Key, quindi ho bisogno di far leva sull'improvement proposal, quella delle parole per intenderci, quindi qui ho calcolato questa Extended Private Key attraverso il sito che vi ho fatto vedere in precedenza, ho selezionato Bitcoin Test, mi raccomando, ok, così tutte le chiavi private poi sono di test, va bene? E questi sono diciamo il seme si chiama, cioè sarebbero praticamente tutte le parole, ok? Mi ha dato questa Extended Private Key. Poi in modo semplice chiedo al prompt dell'utente la derivation path e dico a Bitcore, caro Bitcore, dammi un HD Private Key partendo da questa BIP32 Extended Private Key. Poi dico dall'HD Private Key, sarebbe il nodo principale, deriva questa derivazione. Adesso andrò a scrivere sulla console. Ho la chiave derivata, dalla chiave derivata posso prendere la private key, to address mi dà l'address Bitcoin, lo visualizzo, private key to with mi fa vedere la private key, ok? Facciamo questo giochino, così ci divertiamo un attimino, e poi ascolto qualche domanda. Quindi qui devo scrivere m/4/5/69 e ottengo, vedete, la nostra address. Quindi la verifica concettualmente che se scrivo la stessa cosa ottengo, vedete, la stessa chiave privata. Se scrivo proprio una singola, vado su un ramo diverso, no? Quindi faccio 70, facciamo un esempio, ovviamente la chiave privata è completamente diversa e anche la chiave pubblica è completamente diversa. Vedete, non so se sono stato chiaro, ok? Questi sono dei concetti importanti e che comunque, diciamo, io ci tengo che andiamo ad imparare, ok? Vediamo se c'è un paio di domande, poi vado sulla chiusura con gli ultimi sì. Elementi. Comunque ho ancora un 10 minuti. Ok, sì, no. Intanto, pronti per il quiz, vi ho già mandato il link, iniziate a entrare con calma. Mandiamo le due domande. Vabbè, più che domande era un commento. Sembra un concetto simile a quello di ereditarietà, mi sa, per quello che raccontavi prima. Diciamo, no, io no, sinceramente no, perché... sì, diciamo i rami, le foglie dell'albero, ok, hanno una qualche connessione con i parent sicuramente, perché sono stati generati da loro, però rispetto all'ereditarietà dell'object oriented non c'entrano niente. Qui vedo una richiesta: che uso hanno le chiavi gerarchiche? È fondamentale, quindi ti ho spiegato, tutti i wallet moderni utilizzano questo meccanismo per generare tante private key e tanti Bitcoin address. Perché? Perché ovviamente Bitcoin, se io usassi sempre la stessa private key e avrei sempre lo stesso address, ci sarebbe un problema di privacy. Quindi per ogni pagamento chiunque potrebbe vedere quanti tesori ci sono nel forziere di Jack Sparrow, ok? E quindi questo non va bene. Ecco perché vengono usati tutti questi address e relative tutte queste chiavi private, ok? Vado con le ultime parti perché è interessante capire questa private key e questa public key, come poi, oltre che a definire queste cose importanti per Bitcoin, come vengono usati a livello crittografico. E sì, perché i pirati spesso, no, si devono mandare anche dei segreti tra di loro. E quindi andiamo a parlare di firma digitale. Sì, perché la chiave privata e chiave pubblica in Bitcoin hanno un utilizzo fondamentale, ok? In realtà la parte di crittografia, infatti si chiamano criptovalute
Però la parte di crittografia viene usata solo una cosa della crittografia, la firma digitale, ok? Non viene cifrato nulla in realtà, viene usata solo la firma digitale. Che cos'è la firma digitale? È un meccanismo che mi consente di certificare che un determinato contratto, un determinato messaggio è stato scritto effettivamente da una specifica persona. Come funziona? Una persona prende un messaggio e con la sua private key può costruire una firma digitale, che è un dato essenzialmente. Poi comunica al ricevente del messaggio la sua chiave pubblica e la persona che riceve il messaggio può, dalla firma digitale e la chiave pubblica della persona che ha firmato, verificare se effettivamente quella firma è stata fatta da quella persona. Su Wikipedia, lo vedete in modo schematico con questo disegno, vedete che Alice ha creato un messaggio per Bob, lo firma con la propria chiave privata, il messaggio appunto viene arricchito di un codice che sarebbe la firma digitale, e quando questo documento, questo messaggio e firma digitale viene mandato a Bob, Bob può verificare la coppia documento firma digitale con la chiave pubblica di Alice e verificare che effettivamente è stata lei a scrivermi, ok? Facciamo questa esperienza un attimino e ho immaginato, ho pensato di farla con la libreria OpenSSL, ok? Quindi se io lancio questo script shell, ok, posso vedere che ho una firma digitale, che è questo codice lungo che vedete qui al centro, e poi che posso verificare la firma digitale. Guardiamo questo script, che è molto semplice. Ogni tanto mi scompare il mouse. Vediamo i passaggi che facciamo qui. Con OpenSSL vado a creare una chiave privata. E tra l'altro la creo proprio con la specifica curva che utilizza Bitcoin. Poi, con un altro comando EC di OpenSSL, dalla chiave privata vado a generare la chiave pubblica. A questo punto creo un file contratto. Facciamo alleanza? E quindi dentro questo contratto c'è questo testo essenzialmente. Utilizzo di nuovo OpenSSL per creare la firma digitale. Utilizzando, vedete, la private key, quindi sign, significa firma, qui lo SHA-256, cioè viene fatto praticamente lo SHA-256 del contenuto ed è lo SHA che viene firmato, no? Il valore dello SHA che viene firmato. Rispetto, voglio firmare contratto e l'output è signature.bin. Poi faccio base64 e lo visualizzo, quella è la firma digitale, e poi, vedete, dall'altro lato posso fare la verifica. Posso verificare attraverso la chiave pubblica che questa firma, questo binario, è valido per questo contratto, ok? Facciamo l'esempio, adesso mi ricopio questo, vi faccio vedere il controesempio che rompo il tutto. Quindi se lo rilancio, lui dice alla firma, alla fine, verified, ok. Ora però se vado a contraffare il contratto e qui scrivo non facciamo alleanza, ok? Se io vado a rilanciare il comando per la verifica della firma digitale, guardate, lui dà verification failure perché si accorge appunto che la firma digitale era stata fatta su un contratto diverso e quindi è riuscito a capire che è stato alterato qualcosa, che qualcosa non va. Ora, quest'idea, questo concetto è core per Bitcoin, va bene? E lo rivedremo, diciamo, la prossima volta. Come funziona tutto questo discorso? Funziona appunto con la cifratura asimmetrica, quindi con la cifratura asimmetrica. Cifratura asimmetrica funziona in questo modo. Noi abbiamo un messaggio in chiaro che possiamo cifrare grazie alla public key, ottenendo un messaggio cifrato. Dall'altro lato, il messaggio cifrato può essere decifrato dalla private key e riottenere il messaggio originario. Faccio anche qui un esempio in script essenzialmente. Lo faccio vedere, così è simpatica questa cosa. 06. Quindi qui vado a lanciare segreti asimmetrici. Ho generato
chiave pubblica e privata di Jack, chiave pubblica e privata di Willy. Willy prende un messaggio, lo cifra e Jack lo riesce a decifrare. Il problema, il messaggio dice: caro Jack, incontriamoci domani sera alla locanda di Monkey Island e giochiamo a poker. Non chiamare Hook, il tuo amico Willy. Il problema di questo meccanismo di cifratura è che se Hook è in ascolto e riesce a intercettare la chiave pubblica e il messaggio cifrato, può interrompere il messaggio cifrato, cifrare a sua volta un messaggio con la chiave pubblica di Jack, ok, che deve ricevere il messaggio, e mettere un suo messaggio e dire: caro Jack, incontriamoci alla locanda, non chiamare Willy, il tuo amico Hook. Non so se mi spiego. Quindi questo è un problema. E quindi il modello di cifratura che oggi si usa è maggiormente questo. Cioè, in pratica, viene creato un segreto condiviso, quindi Jack con la sua chiave privata cifra la chiave pubblica di Willy e crea uno shared secret. La stessa cosa fa Willy, e qui in questo passaggio triplo, adesso ve lo faccio vedere in codice, abbiamo finito, in questo passaggio triplico io ho la possibilità di trasmettere un messaggio ed essere certo che quel messaggio è arrivato dalla persona appunto che mi doveva mandare quel messaggio. Quindi se vado a vedere l'esempio 7, ok, qui ho tre parti, guardate. Però uno, cioè la parte 1 è uno shell script che vi faccio vedere subito, che crea chiave privata di Jack, chiave pubblica di Jack, chiave privata di Willy, chiave pubblica di Willy. Poi abbiamo la parte 2 che genera il segreto da condividere, due segreti da condividere in realtà, ok? Jack shared secret and Willy shared secret, ok, con questo comando. E nella parte 3 Jack codifica un messaggio. Diciamo, questo è il messaggio codificato e solo Willy riesce a leggere il messaggio cifrato. E quindi possiamo vedere l'ultimo passaggio, vedete? Quindi ho creato il messaggio in plain.txt, andiamo a codificare il messaggio con Willy shared secret, ok? Solo Willy può rileggerlo essenzialmente con il Jack shared secret e otteniamo questo, di nuovo, il plain text nuovamente. Diciamo, questi due elementi di crittografia servivano semplicemente per farvi capire poi come funziona la crittografia asimmetrica. Però ricordatevi, adesso su Bitcoin, quindi la cosa che ci servirà per la prossima volta è solo la firma digitale, ok? Quindi la prima parte è finita, spero che vi siate divertiti e sia stato interessante. Ci rivediamo la prossima puntata dove andiamo a costruire la transazione e scopriremo meglio questo discorso dei forzieri e dei sacchetti che rappresentano l'UTXO model. Scopriremo che esiste il Bitcoin script, che sarebbe un po' il laccio che chiude il sacchetto, ipotizzate questa cosa, e poi andremo nel dettaglio Bitcoin script e il mining e la blockchain sull'ultima puntata. Sì, grazie mille Giancarlo, però ora c'è il quiz, c'è quindi restate. Tra l'altro c'è pure una domanda che ora ti mando subito, io ricordo al volo, vi condivido un attimo lo schermo proprio al volo per ricordarvi i prossimi appuntamenti e invitarvi già a registrarvi, vi è stato mandato il link già nella chat, ok? Quindi avete i riferimenti dei due meetup, così vi arriverà il promemoria e tutto il resto. Detto questo, io visualizzo la domanda, ecco qui, Andrea ci chiede: ma è possibile criptare un doc con una chiave pubblica? Sì, allora praticamente la cifratura si può fare con entrambe le chiavi, ok? E poi decifrare con l'altra, essenzialmente. Ok, dice: bisogno di un buon link per copiare questo passaggio alla chiave pubblica privata. Share. Allora, questo passaggio effettivamente è molto complesso, ok? Credo di aver messo dei riferimenti, se non erro, altrimenti posso aggiungere qualcosina.
Però ad esempio utile seguire gli script shell che ho fatto per iniziare a masticare queste cose. Però non sono determinanti per Bitcoin questa cosa qui. Giancarlo, tanto domani te lo ricordo pure io di condividere sia le slide sia tutti i riferimenti sul appunto gruppo LinkedIn, che serve appunto per raccoglierci tutti pure dopo i meetup. Vi ho lasciato pure i link in chat, ma ora ve li rimetto. Quindi assolutamente penso che, anzi, Giancarlo è felicissimo, e chi l'ha avuto come coach, infatti hai avuto tanti complimenti e tanti saluti, lo conosce molto bene. Quindi, detto questo, allora io invio, perché allora ora te l'hanno fatte a te, Giancarlo, le domande, però ora gliele fai tu a loro, giusto? Eh sì, 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 adesso c'è il quiz praticamente, non so come funziona, io non so come funziona. Ecco, è partita Alexa, quindi non lo so perché è partita Alexa, che non ha le risposte, ce l'ha Giancarlo. Ci sta spiando. Detto questo, allora io vado al volo, vi metto il quiz, così avete pure il QR code per iscrivervi, ok? Ci sono già 30 partecipanti in attesa, allora ricordo velocemente le regole mentre, scusate, mentre i ritardatari entrano dentro. Ci saranno 5 domande sugli argomenti del talk. Vince e in palio c'è la super maglietta di Aulab, spedita dalle preziose mani di Claudio direttamente da Bari, giusto? Esatto. Ok, vince chi risponde al maggior numero di risposte esatte, e siccome sono solo 5, probabilmente tanti risponderanno a 5 esatte, quindi conta chi lo fa nel minor numero di secondi possibili, quindi chi lo fa prima. Quindi bisogna rispondere bene e pure veloci, va bene? Siete tantissimi stasera. Tra l'altro, ecco, vi faccio una premessa. Chi vincerà, chi arriverà primo, vedrà la schermata "hai vinto" sul proprio cellulare o sul proprio schermo o sul proprio televisore, deve fare una foto o uno screenshot e me lo manderà all'indirizzo email che vi proietto alla fine, in modo tale che poi metto in copia pure Claudio, che provvede a mandarvi la maglietta. Va bene? Abbiamo preso pure un po' di tempo, si sono aggiunti altri 10 amici. 10 amici, vi mando pure, prima di iniziare, l'ultima volta il link in chat, perché dovete sapere, vabbè, ma voi lo sapete, gli sviluppatori siamo pigri. Sviluppiamo apposta codice per vivere l'illusione di poter fare meno cose, ok? Detto questo, ecco, vi mando l'ultima volta il quiz. C'è qualcuno che si diverte? Alexa, risolvi il quiz. Alessandro, lo mandiamo. Diamo gli ultimi proprio 10 secondi e poi si parte. Logicamente tu, Giancarlo, leggi la domanda e poi commentiamo insieme le risposte. Ok, perfetto. Sì, ora tanto le vedrai a schermo. Allora, proprio gli ultimi secondi e partiamo. Vabbè, ci siamo assestati su 43, bella sfida. Allora, 3, 2, 1... Prima domanda. Vai pure Giancarlo, se vuoi leggila pure. Ok, che cos'è una chiave privata Bitcoin? Devo rispondere? No, rispondiamo dopo, ora vediamo come risponde. Adesso si vede il risultato, ok, bellissimo. Okay. Sì, si vede il risultato, anzi si vede prima come hanno risposto loro, guarda. Allora, benissimo. E ora vediamo se hanno risposto esatto. Bello, bello. Hanno risposto esatto, giusto? Ok, perfetto. Bellissimo, no, che ha risposto una formula magica, secondo me. Una stringa alfanumerica, un codice. Ok, bene, bene. Allora, vado alla successiva, 3, 2, 1, via. Allora, che cos'è il Bitcoin address? 20 secondi, qua si gioca però sul filo dei secondi, I nostri amici stanno rispondendo, stanno arrivando le risposte. Vediamo, siamo curiosi noi. Allora. Ma dai, okay. Questa volta vediamo un attimo la risposta esatta. Okay. Qual era? Sì, era un po' difficile. Questa era fatta un po' perché molti confondono il Bitcoin address con la chiave pubblica. In realtà io vi volevo far capire che c'è la chiave privata, la chiave pubblica, poi il Bitcoin address è una trasformazione. Diciamo, è l'ultima, perché comunque alla fine quella trasformazione è un valore, no? Quindi nel computer tutto è un numero alla fine, no? È un numero molto grande che è derivato dalla chiave pubblica, ok? Quindi alla fine quel codice che voi vedete, M e tutto quanto, poi diventa un numero dentro il computer. Ci tenevo appunto, perché dovete ricordare che non è la chiave pubblica il Bitcoin address, non so se mi spiego.
ok? Invece è un qualcosa che deriva dalla chiave pubblica, però è una trasformazione, quindi un doppio hash sulla chiave pubblica. Okay, qui guarda, avete qua abbiamo una spoilerata, eh? In chat ci sta Satoshi, quindi... Bene, che onore! Allora, alla terza domanda andiamo, 3, 2, 1, via! Allora, che cos'è una funzione di hash? Quindi la parola hash in inglese è sminuzzare, e ad esempio viene usata per dire che faccio le polpette, fare le polpette con tutti i rimasugli, si dice hash, ok? Ecco qui, siamo arrivati, vediamo un po'. Okay, perfetto. Sono stati bravi, dai, eccola qui, la risposta esatta. La maggior qui parte sono stati bravi, però era la risposta più dettagliata, quindi era un po' facile, diciamo. È sempre quella più lunga, coach, a volte. Andiamo alla quarta, dai, perché poi sulla quinta, prima della quinta facciamo vedere la classifica parziale per creare la suspense prima dell'ultima. Ci sono successi dei capovolgimenti, quindi in passato. Quindi. Andiamo alla quarta. Allora, quando un wallet si dice non deterministico, quindi il non deterministic wallet, quando? Ecco. Su questa ci state riflettendo un po' di più, state arrivando. Tata, scaduto il tempo. Vedi, qua si sono divisi, la risposta esatta è quella a cui avete risposto di più. Quindi ricordatevi. In questo caso non è quella più lunga. Ok, comunque bravi. Allora, 60%. Faccio vedere la classifica, vediamo chi è in testa e come è in testa. Francesco, è stato pure bravo, però nulla, cioè tutto può cambiare, lo dico per gli altri, perché se Francesco uno dei due Franceschi, perché abbiamo due Franceschi in testa, sbaglia. Vabbè, scherzo, Francesco, speriamo che riesci a tenere la testa. Allora, 3, 2, 1, quinta e ultima domanda. Di solito porto abbastanza sfiga, raga, lo dico. Vabbè. 3, 2, 1, via. Un attimo che cambia la... Eccola qui. Allora, via. No. Ecco, è questa, vai. Ok. Quando un wallet si dice deterministico gerarchico? Gli ultimi 20 secondi, ma penso che ormai i giochi sono fatti. O qualcuno ha confermato la testa, oppure... Claudio manda un bitcoin, va bene, ma con bitcoin se con il valore sì, volentieri. Allora, siete stati bravissimi, perché penso esatto, la risposta è corretta. Allora, siamo pronti? 3, 2, 1, classifica. Ecco, dai, vabbè, sono contento, dai, Francesco ha confermato il primo posto. Francesco, ti chiedo la gentilezza, pure per facilitare la logistica, di mandare già l'indirizzo postale completo e il numero di telefono per il corriere. Non conserviamo dati a questo indirizzo, non lo mandare pubblico, mandalo a questo indirizzo, che è il mio indirizzo email, che poi giro a Claudio, quindi ti rispondo appunto mettendo Claudio, che provvederà alla spedizione della maglietta. Però non temete, perché abbiamo pure la lottery per vincere un'altra maglietta. Vado velocissimamente a cambiare schermo e così giochiamo pure con la lottery. Datemi un secondo, trovate Gelling che scorre sotto per chi ancora non ha caricato la sua faccina, però ora ve lo rimetto in chat, quindi cerco la finestra, eccola qui, arriva, eccola qui, ecco, vediamo un po' dei nostri amici, pure noi li vediamo, ragazzi, eccoli qui. Allora, trovate il QR code, oppure ora vi metto in chat, non vi preoccupate, il link pure per la lottery. Ecco, arriva, arriva. E voilà. Allora, caricate il vostro volto. Qui abbiamo già l'indirizzo email che serve unicamente per mandarvi il premio. Vi contatto domani mattina mettendo in copia il buon Claudio per chiedervi poi l'indirizzo, ok? A cui fare la spedizione della maglietta. Così ci salutiamo. Siete 19 in questo momento, ok? Allora, che ve ne pare Giancarlo, Claudio? Vi siete divertiti al primo meetup? Sì, sì. Assolutamente. Giancarlo più grande di me, perché ha parlato degli argomenti a lui molto cari. Infatti. Giancarlo, dobbiamo dirlo, perché abbiamo avuto modo di conoscerci a Bari, sono andato a trovare... Claudio ci conosciamo da una vita, però c'è una grossa esperienza community, quindi proprio pure su Bitcoin a Bari, giusto? Hai fondato una community.
sì, abbiamo gestito per 3 anni un meetup che si chiama Blockchain e dintorni, che era un po' generale su varie cose. È stata proprio una modalità per cercare di scoprire questo mondo, per imparare di più, ecco, per capirne di più. E per incontrare anche tanti amici, poi, che appunto sono create amicizie e insieme siamo diventati più bravi tutti un po'. Guarda, spero che prendendoci pure un po' più allargati, perché ora siamo in tutta Italia, poi faremo pure dei mega raduni, quindi ci conosceremo tutti. Oh, state aumentando, siete 28, la matrice aumenta. Allora io sto, ecco, 29, io sto per lanciare, diciamo, il selettore. Dovete sapere, Giancarlo e Claudio, per gli amici dei Community Space lo sanno, c'è un piccolo bug, quindi non sempre esce, che stiamo risolvendo, non sempre esce il volto, però è diventata una future ormai, non lo risolviamo apposta, dovete sapere. Quindi... okay. Allora, scherzi a parte, siamo per lanciare. Allora, vedi, se si continuano ad aggiungere, siete 30, io conto fino a 3 e poi lancio, 3, 2, 1, via. Vediamo un po' chi vince dei nostri amici. Ecco, in realtà qui è partito il bug, però è stato già scelto il nome. A questo punto provvediamo, ve lo faccio vedere, non lo so, oggi se impazzite, direttore, siete troppi, però ve lo faccio vedere, datemi solo un secondo perché abbiamo il vincitore, non c'è l'effetto wow, però ve lo faccio vedere nascondendo i contatti, ok? Però ve lo faccio vedere, riceverà poi l'email, ecco qui, sta arrivando, ve lo faccio vedere, Alessandro, anticipiamo il nome, Alessa, spoilerata, ha vinto Alessandro. E ve lo faccio vedere, così, come si dice, è preservata la regolarità. Eccolo qui. Allora, questa è la diciamo, l'area amministrativa. Ho oscurato tutti i nomi, io ho oscurato tutti i cognomi, tutte le email più che altro, e Alessandro ha vinto. Ok, la prossima volta avremo l'effetto wow, però per questa volta accontentatevi della vittoria. Alessandro, domani mattina ti invierò l'email che abbiamo raccolto e nulla. Sono veramente contento, siamo arrivati al termine della prima puntata, vi aspettiamo numerosi sia alle prossime puntate sia sul gruppo LinkedIn. Prima di lasciare la parola a Claudio e Giancarlo, proprio il mio grazie. Uno, siete stati più di 100, ancora ora siete più di 70 sui vari canali, più di 100, grazie mille. Grazie a Giancarlo, grazie a Claudio e andiamo avanti alla grande. Ci rivediamo la settimana prossima. Mercoledì, seconda puntata, e quindi continuiamo questo viaggio, questa esplorazione. Esatto, ragazzi, grazie mille. Grazie mille davvero per averci seguito. Ovviamente ritrovate questa live tranquillamente attraverso tutti i canali attraverso i quali è stata streamata. Chiaramente, se doveste avere delle altre domande, possiamo rispondere, o meglio, Giancarlo sarà lieto di rispondervi durante il prossimo meetup, ma anche attraverso il gruppo LinkedIn. Insomma, Enzo, di nuovo, se vuoi spammare il link puoi farlo, anzi devi farlo, così tutti quanti coloro i quali non hanno ancora fatto possono iscriversi. C'era Vito Di Bari che ci teneva a salutare anche te, coach. Ciao Vito. Ok, amici, mi ha scritto troppo per non dirlo, diciamo. Allora, salutiamo noi Vito e tutti i Viti di Bari, perché salutiamo veramente tutti. Ecco, qua arrivano un po' di complimenti, li mando per salutarci, dai, così. Grazie mille, grazie mille. Coach. Grazie coach pirata, ormai lo stile di The Community Space, sei diventato un pirata. Ciao, veramente siete tantissimi, ancora ora siete più di 70, quindi... tanti sono scappati a cena, ci hanno salutato prima, però tanti sono rimasti. Ecco, Enzo, puoi correre felice, ancora non riesco a correre, ho avuto un problema alla schiena, però presto ricorrerò assolutamente felice. E nulla, grazie mille ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.